della danza è in fermento per una serie di illazioni e colpi di scena che hanno travolto anche Ballando con le Stelle. Il programma di danza condotto da Milly Carlucci è in pieno svolgimento nella sua nuova edizione, partita con il consueto appuntamento del sabato sera. Un cast stellare, come richiede il format, che propone tra gli altri Sonia Bruganelli, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi e i Cugini di Campagna, nel cast dei concorrenti che si stanno mettendo in gioco sulla pista da ballo. Anastasia Kuzmina, Pasquale La Rocca, Alessandra Tripoli, Vera Kinnunen e Carlo Aloia sono solo alcuni dei maestri del corpo di ballo che accompagnano i VIP in questa avventura. Milly Carlucci, come sempre, ha fatto centro con una formula che continua a regalare grandi emozioni. Eppure, con una recente intervista, la regina del sabato sera di Rai 1 ha fatto sperare i fan in un inaspettato ritorno, che più che un cambiamento potrebbe apparire come un viaggio indietro nel tempo, un cammino a passo di danza latinoamericana verso le origini. Il maestro potrebbe ritornare a casa? La risposta della conduttrice. In questi giorni, i social sono in fermento per alcune indiscrezioni trapelate dalle pagine dei giornali di cronaca rosa. Il tema è l'assenza di Raimondo Todaro da Amici 24, a cui non sarebbe stato rinnovato il contratto. Ma ancor di più sta facendo scalpore l'assenza di sua moglie, Francesca Tocca. Secondo Di Più TV, la ballerina professionista avrebbe rinunciato al suo posto nel talent show di Canale 5 per solidarietà verso il marito, il che rende la faccenda ancora più interessante. È noto quanto la Tocca sia adorata dal pubblico di Amici, essendo una delle ballerine professioniste più amate e seguite di sempre. A mettere pepe al gossip ci ha pensato Super Guida TV con un'intervista a Milly Carlucci. Come è noto, Raimondo Todaro debuttò in TV proprio a Ballando con le Stelle, dove per tanti anni ha ricoperto il ruolo di maestro di danza latinoamericana, fino a quando, nel 2021, non senza polemiche, ha deciso di passare alla concorrenza. A questo punto, la domanda se la conduttrice abbia intenzione di riprenderlo nel team dei ballerini del suo show nasce spontanea. La risposta di Milly Carlucci: faccio fatica a seguire il presente, figuriamoci il futuro. Come dicevo, nella vita non si sa mai. Direi che ognuna ha una parabola e un percorso nella vita e nella professione. A tutte le persone che ho incrociato, specialmente ai ballerini a cui ho dato fiducia e che, grazie a Ballando, hanno trovato un loro spazio nello spettacolo, posso solo augurare il meglio, ma poi le storie finiscono. Questa risposta educata lascia intendere che, probabilmente, Todaro non tornerà a Ballando con le Stelle. Ma chissà, le cose potrebbero cambiare.